so, ma è da così tanto tempo che manchi. 6 mesi. In teoria. Sono 180 giorni, mica una settimana. Vabbè dai, lasciamo perdere, sennò finisce che mi arrabbio. Oh mamma, ma perché ti devi arrabbiare? È Natale, dobbiamo essere tutti più buoni. Lo so che ci tenevi tanto a trascorrere Natale dai tuoi a Milano, ma guarda là, non può. Eccoci qua, finalmente torniamo al Teatro al Massimo di Palermo con grande gioia, con grande soddisfazione. Abbiamo praticamente appena lasciato, siamo stati l'anno scorso con Tartassati dalle Tasse, è stato veramente un successo meraviglioso, ma quest'anno sarà un successo straordinario, perché me lo auguro di cuore. Una commedia molto bella, è completamente diversa da Tartassati, che è una classica commedia di equivoci, di intrecci, ma pregna di sentimenti di grandi valori. Sembra, come tutte un po' le mie cose, sembra soltanto per far ridere, però in fondo parliamo di un argomento molto serio, e poi soltanto alla fine capirete da quel balcone che cosa succede e perché succede quello. Non vi dico nient'altro, vi dico soltanto che vi garantisco, e ve lo garantisco io, che è uno spettacolo molto divertente, 1 ora e 50, un unico atto, quindi è proprio da vedere tutto d'un fiato, e poi mi direte se vi è piaciuto. Quindi vi aspetto numerosi al Teatro al Massimo a Palermo da stasera 12 fino al 20 di gennaio. No mamma, non mi piace la pastiera. Mamma, guardate, ma questa è proprio una chiave. Grazie. Mi guardavo con gli occhi affranti, che neanche quando buttavo valori da cristallire mi guardava così. No, certo, perché per voi la pastiera è sacra. L'hai detto, a Napoli la pastiera è sacra. Vabbè, dai, m'hai invitato a salire qui perché mi hai detto che avevi delle cose pronte in frigo. È vero. Quindi vuol dire che per una volta la cena la prepari tu a me? Adesso sto a livelli Masterchef. Conosci un gattone, sì. Un cavacciolo. Ecco, una commedia che fa tanto riflettere, no? La relazione coniugale, l'amicizia, il tradimento, tutti argomenti attualissimi. Infatti, ti ho detto, è pregna di situazioni, di argomenti attualissimi, dove la gente un po' si riconosce per certi versi. Sono cose che succedono tutti i giorni, succedono a tutti, e quindi noi li tiriamo fuori con grande leggerezza, con grande divertimento. Però quello che mi piace di più è proprio il finale di questa commedia, perché si capisce di cosa stiamo parlando. Non lo nominiamo mai, non lo diciamo mai, e alla fine si capisce, e questa è una cosa molto bella. Corrito. Scritto da Mirko Setaro e Francesco Veronà, sono due autori straordinari, Mirko dei 3-3, non so se ve lo ricordate, con un cast strepitoso. Ritorno a Palermo, qual è il rapporto con questa città? No, beh, noi ci amiamo, no, non ce lo diciamo più, però ci amiamo, lo sappiamo. Poi con i siciliani siamo cugini, abbiamo la stessa filosofia, tante volte l'ho detto, la stessa filosofia di vita, mi piace molto, è calorosa, è caciarona, è napoletana. Amore mio. Aprite un po' un balcone, fa piacere, sta nevicando. Ma chi è sto coso curto che fa? Scusate, ma chi siete? Il postino dice basta per te. E che vuole Maria De Filippi da me? Povero Pacito, ora mi scappano, fa freddo! Ma gli apriti, io non vi conosco neanche, faccio andare uno sconosciuto in casa mia! Se siete un ladro, un assassino, un serial killer! E prevato voi, Come venite da voi? Ora mi facciate a prendere! Che apriti, aspettate, almeno mi devo armare per me! Armatevi, ma fate presto, che fa freddo! Brrrr, ma voi! Ah. Ma in alto non fate movimenti strani, chissà mi spacca la pelle. Scusate, ma che arma sarebbe questa? Questo è il nodo dell'amore. Un nodo dell'amore? Questo fa i nodi in testa. Ma pensate, chiurita! Sta scoppiando la guerra! Ah, quale guerra? Questi imbecilli del piano di sotto ha comprato il fuoco, per favore che l'ha comprato, sta a sparare una settimana. Ehi, oh, accendete il vapore riscaldamento. Niente meno, fa più freddo e caldino che all'alforno. Non è possibile. Ma come i casi arriva, scusa, ma chi siete? È gelata a casa! A stufa è gelata, la terina, mamma! Non so sapere chi siete! Oh, siete solo? Sì. Dici la verità, il caso è da donna e femmina. Ma che siete, un cane da tuo? Oi. Sì, c'era mia moglie fino a 2 minuti fa. Lo sapeva. Scusate, che state facendo? Abbiate pazienza, c'è piglia calore. Mamma, che freddo. Volete che vi porti un plaid? No, grazie, mi arrangio con sta pezza. Sta pezza, questo è il mio plaid. Scusate, mi dite chi siete. Ma ve lo dico subito. Aspettate un momento. Io mi chiamo Riccardo Caffiero. In arte Ricchi Caffiero, molto lieto. Buonasera, Alfredo, buon aiuto. In arte... Alfred. Non capite, ma chi siete voi? Le feste sono finite, però ancora le prelibatezze culinarie, insomma, hai avuto modo già di assaggiare qualcosa?
La mia preoccupazione è proprio quella. Io quando vengo a Palermo dico: mannaggia, miseria, mo è come si dice no all'arancina, come si dice no al cannolo, come si dice no alla cassata, e come si dice no alla caponata. Come si fa? Come si fa? Non lo sa, melanzana siciliana. Come fa? Speriamo bene. Valeria, sei tornata? Sei uno stronzo. Vedo che ti è tornato anche il murmurio di una volta. Fino a casa te la sei fatta venire. Di la verità, da quanto tempo? E che sarà, un quarto d'ora? Ma lo dici pure, non neghi neanche. E perché dovrei negare? C'eri anche tu quando abbiamo ordinato la pizza. Ma chi se ne frega della pizza? Fa schifo, neanche la... Fa schifo, come detto. Ma che è successo? Ma che uomo dolce e premuroso, pure il cappotto le ha dato. No, questo non è mio. No, certo, perché il galantuomo il suo cappotto l'ha dato all'amante. Non puoi... L'amante, il mio... No, si è preso il mio cappotto. Tu hai visto l'amante col mio cappotto addosso? Il cappotto che ti ho regalato io. E che ne sapevi che somigliava il cappotto? Ma tu pensa, io torno in casa mia perché questa è ancora casa mia. Entro e chi ti trovo? Una donna